Prima giornata in maglia bianca-azzurra per Gennaro Scognamiglio e Gaetano Monachello. I due giocatori hanno partecipato alla seduta mattutina odierna al centro Vestina di Montesilvano, regolarmente in gruppo anche Cristiano Del Grosso, che già ieri mattina si era allenato agli ordini di Beppi Pillon e del suo staff. Del Grosso ieri ha svolto lavoro personalizzato, mentre il resto del gruppo ha disputato la prima partitella in famiglia. Già in passato Del Grosso più volte era stato vicino al Delfino e il matrimonio alla fine si è fatto. L'arrivo dell'esperto terzino Giuliese e di quello del più giovane Guelfi ridisegnano la fascia sinistra con due mancini naturali. Su quella destra al momento vi sono Balzano, Zampano e Celiento. Zampano è sempre uomo mercato e da un momento all'altro potrebbe partire, altrimenti ad andare via in prestito potrebbe essere Celiento. Ma sono gli arrivi del centravanti Monachello e del centrale Scognamiglio ad incidere di più nella rosa di Pillon. Sono due potenziali titolari per la prossima stagione. L'attaccante mancino, che ha girato mezza Europa ed ora è di proprietà dell'Atalanta, attende la stagione da doppia cifra, quella della consacrazione. Scognamiglio, avversario del Pescara nella finale playoff del 2016 con il Trapani, da anni è tra i migliori centrali della cadetteria, noto anche per il suo apporto in zona gol sulle palle inattive. Esperienza e leadership dunque in un reparto che ha difensori giovani come Perrotta, Gravione ed Elisalde, che potrà contare, infortuni permettendo, anche su Campagnaro, mentre Fornasier è destinato ad andare via. Le prossime ore saranno decisive anche per Mirko Antonucci, il gioiellino scuola Roma, che si è decisamente riavvicinato al Pescara e potrebbe arrivare già domani. Per i biancazzurri quella di stamani è l'ultima seduta al centro Vestina di Montesilvano. Dopo pranzo è previsto il trasferimento di giocatori e staff tecnico a Palena, dove la squadra svolgerà la seconda parte del ritiro fino al 28 luglio, data nella quale la truppa lascerà il comune del Sangro Aventino per partecipare al triangolare di Pineto con la locale formazione ed il Fano, per poi proseguire la preparazione al Poggio in vista del debutto in Coppa Italia del 5 agosto. Nel ritiro di Palena previste amichevoli il 22 e 26 luglio contro compagini dilettantistiche Palena e Delfino Flaccoporto rispettivamente. Intanto quella che si è aperta sul fronte campagna abbonamenti è la seconda settimana disponibile per l'esercizio della prelazione per gli abbonati dello scorso anno. Da lunedì prossimo la vendita è libera.